Cari figli, con materno amore vi invito affinché con cuore puro ed aperto, con totale fiducia, rispondiate al grande amore di mio figlio. Io conosco la grandezza del suo amore. Io ho portato lui dentro di me, l'ostia in cuore, la luce e l'amore del mondo. Figli miei, anche il mio rivolgermi a voi è un segno dell'amore e della tenerezza del Padre Celeste, un grande sorriso, ricolmo dell'amore di mio figlio, una chiamata alla vita eterna. Il sangue di mio figlio è stato versato per voi per amore. Quel sangue prezioso è per la vostra salvezza, per la vita eterna. Il Padre Celeste ha creato l'uomo per la felicità eterna. Non è possibile che moriate, voi che conoscete l'amore di mio figlio, voi che lo seguite. La vita ha vinto, mio figlio è vivo. Perciò, figli miei, apostoli del mio amore, la preghiera vi mostri la strada. Il modo di diffondere l'amore di mio figlio nella forma più eccelsa. Figli miei, anche quando cercate di vivere le parole di mio figlio, voi pregate. Quando amate le persone che incontrate, diffondete l'amore di mio figlio. L'amore è quello che apre le porte del paradiso. Figli miei, sin dall'inizio, ho pregato per la Chiesa. Perciò invito anche voi, apostoli del mio amore, a pregare per la Chiesa ed i suoi ministri, per coloro che mio figlio ha chiamato. Vi ringrazio. Anche noi ringraziamo la Regina della Pace e il Padre Celeste per aver permesso ancora una volta che lei toccasse con i suoi piedi la nostra terra. Grazie per questo messaggio che ci porta nella speranza di portare nel cuore l'ostia santa, la luce, l'amore del mondo, Gesù. E io chiedo al Signore che benedica tutti noi e ci doni la pace. Io vi saluto e vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore.